parlare di pace, lo fa attraverso le parole di Paolini. Nella guerra in Ucraina il disarmo è l'unica risposta, ma non si può chiedere all'aggredito di rinunciare alle armi senza prima domandarlo a chi lo sta attaccando. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, ribadisce la linea della Santa Sede sul conflitto tra Russia e Ucraina. Con un'intervista al consigliere italiano di geopolitica Limes, il corporato che guida la diplomazia d'Oltretevere interviene sulla questione della fornitura di armi agli ucraini, ricordando che la difesa è un diritto dei popoli attaccati. Che non ci siano fraintendimenti, avverte però Parolin, la Chiesa è per la pace e cerca di costruirla, per questo è pacifista. Bisogna evitare la guerra, bisogna evitare la violenza, perché quando ci si mette su quella strada è molto difficile uscirne. Il cardinale risponde anche a chi ha definito il Papa un filo russo. Dirlo è una semplificazione, ribatte il segretario di Stato. Papa Francesco ha condannato fin dal primo istante, in modo inequivocabile, l'aggressione russa dell'Ucraina, non ha mai messo sullo stesso piano aggredito e aggressore, e intanto Francesco continua a lavorare a un possibile viaggio a Kiev. A settembre sembra invece ormai certo l'incontro con il patriarca russo Kirill, il territorio neutro, il Kazakistan. Qualche giorno fa in Vaticano il Papa ha ricevuto il metropolita Antonio, numero 2 del patriarcato, per lavorare a questo faccia a faccia, atteso da diverso tempo, anche in vista di una possibile visita a Mosca. Una guerra qui in Ucraina che ha forti ripercussioni in tutta Europa, nel mondo, sul gas, sul petrolio, sugli energetici in generale. Il lieve calo delle quotazioni dei gas non basta a spegnere la fiammata dei rincari che famiglie e imprese pagano in bolletta. Prezzi folli, oltre 7 volte i valori di un anno fa, legati all'incertezza delle forniture dalla Russia, ma anche alle speculazioni sui mercati, con extra prezzi lontani dai costi reali, nonostante gli aiuti del governo per fronteggiare gli aumenti. E nei prossimi mesi...